Ciao e bentornato su Ritmi Batteria. Allora, anche oggi un nuovo tutorial. Vedremo alcuni groove di brani famosi che hanno lasciato veramente il segno nella musica internazionale. Sicuramente di qualcuno di questi brani che avrai già ascoltato ti sarà venuta voglia di suonarlo. Con questo tutorial vedrai come potrai suonare il brano. Prima canzone è Smoke on the Water. Chi mai non l'ha sentita almeno una volta e magari ci ha anche provato a suonarla? Ricordati che qui sotto trovi il PDF di quello che stiamo trattando in questo tutorial. Prima misura che noi troviamo è una parte dell'introduzione, tutta divisa in sedicesimi. In questo caso, a parte la nota sul battere del 2 e del 4 che viene suonata sul rullante, tutto il resto viene suonato sul Charleston a mani alternate. One, two, Trifo! three, four. One. Seconda misura indicata è sempre parte dell'introduzione, stessa cosa che abbiamo fatto nella misura precedente, ma aggiungiamo cassa in 4, quindi cassa sull'1, sul 2, sul 3, sul 4. One, two, three, four. Trifo! One. Successiva misura, ritmo della strofa, molto semplice, Charleston in ottavi, cassa sull'1, sul 3 e sul levare del 3, rullante sul 2 e sul 4. One. Two. Trifo! One, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Io il brano adesso ve l'ho suonato tutto a 100 bpm. Logicamente dividete sempre tutto in sezioni, studiate parte per parte e poi provate a suonare sulla canzone. Secondo brano, grande canzone dei Beatles, Come Together. Anche qua un altro groove, un altro feel, chiamiamolo ritmo, che entra abbastanza nell'orecchio e al primo impatto dice: ma cosa sta suonando? Prima misura che vede sull'1 due ottavi di cassa, sul 2 diviso in sestina, ma noi di questa sestina suoniamo solo i primi 4 sedicesimi. Sul 3 un'altra sestina, io ve l'ho divisa tra il primo e il secondo tom, quindi 3 note sul primo, 3 note sul secondo. Sul 4 sempre la sestina, ma suoniamo sempre solo i primi 4 sedicesimi sul timpano. Two. Three, four. One, two. Seconda misura che vede un groove che viene suonato durante la strofa, io all'orecchio l'ho trascritta così, probabilmente non è 100% giusta, ma mi sembrava abbastanza esatta. Gran cassa in ottavi, sull'1, sul 2, sul 3, sul 4, vediamo timpano e rullante insieme. One, two, three, Trifo! four. One, two. Sulla terza misura una parte che precede il ritornello. Il ritornello non l'ho indicato, ma diciamo che di tutta la canzone è la parte più semplice, quindi non credo che ci sia necessità di trascriverlo. Comunque vi ricordo che di questa canzone c'è sempre un tutorial che trovate nel canale. One, two, three, Trifo! four. One. Anche qua mi raccomando, parte per parte, poi mettete tutto insieme e divertitevi. Terzo brano abbiamo Nikita di Elton John. Non è un brano che viene spesso suonato nelle cover band, però penso che sia importante studiare un groove simile proprio per migliorare le proprie capacità di portamento del tempo sul Charleston, che sia di controllo. Vi ho inserito anche il feel iniziale, che vede sull'ultimo sedicesimo del 3 rullante, rullante anche sul battere del 4 e poi secondo ottavo sul timpano. Groove dell'introduzione che vede sedicesimi sul Charleston, suonati tutti con una mano, sull'1 gran cassa, sul 2 rullante, sul primo ottavo, sull'ultimo sedicesimo cassa, sul 3 ancora la cassa, rullante ancora sul 4. Tre misure introduttive così. Poi, prima di partire per la nostra strofa, abbiamo la stessa misura, solo che insieme al rullante suoneremo il crash. Lo vediamo tutto insieme. One, two, three. Sì. Beh, 85. One, two, three, four. One, two. Three, four, one, two, three, four, one, two,
Allenatevi su questo groove a tutte le velocità che riuscite, perché vi aiuta molto nel controllo sul Charleston. Non è poi così semplice, quindi lavorateci bene. Quarto brano è Africa dei Toto. Anche qui vediamo un portamento sul Charleston tutto in sedicesimi. Sull'uno troviamo cassa sul primo e sul quarto sedicesimo. Sul due cassa e rullante insieme sul battere. Stessa cosa ripetiamo sul tre e sul quattro. Il groove principale è questo per tutto il brano. 1, 2, 3, 4. Ottimo! Allora non mi resta che augurarvi un buon divertimento. Mi raccomando, se avete dei dubbi, qualche richiesta, scrivete pure nei commenti. Non abbiate fretta, prendete ogni groove e lavorateci su con calma. Sopra ogni groove indicato trovate la velocità in BPM di ogni canzone che abbiamo trattato. Ok, se ti è piaciuto questo video e ti interessa approfondire, magari conoscere altri groove, scrivi nei commenti, lascia un like se ti è piaciuto. Se non lo hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, ci saranno tanti nuovi video in arrivo. Come sempre non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon groove e alla prossima. Ciao!